L'ora è prima dell'alba. I ragazzi con cui divideva la stanza dormivano. Uno russava e Bern mugugnava qualcosa che aveva a che fare con la battaglia del pomeriggio precedente. Diceva anello e bassa e verdi. Prese lo zaino e ci mise dentro una coperta arrotolata della carne secca e una borraccia. Infilò le dita nel taschino della giacca per controllare che i fiammiferi trovati quella mattina ci fossero ancora. Scese le scale, accompagnato dal rumore felpato, dei propri passi uscì alla luce della luna. Tirò le maniche sui guanti per non far entrare l'aria, sistemò il cappello sulla fronte e infilò i bordi della sciarpa nel colletto. Passò davanti a ciò che restava di un manifesto del Sound, ormai ridotto a brandelli, la più moderna discoteca d'Europa. Al Sound, Jacob non c'era mai stato, era troppo piccolo. Ci si entrava solo dopo i 16 anni e se ne dimostrati meno all'ingresso per verificare ti chiedevano la tessera scolastica. Un suo amico che era entrato grazie al fratello maggiore che gli aveva falsificato la tessera diceva che era un gran casino, aveva il soffitto basso, puzzava e la musica era incredibile, elettronica, tipo i Kraftwerk e altra roba violenta, non come al Flashpoint dove andavano i ragazzini per bene e che le ragazze erano bellissime. Avevano una macchina per la nebbia e i laser che tagliavano la sala. Disse anche che girava un sacco di droga. Questo disse. In ogni caso il Sound, la più moderna discoteca d'Europa, oggi era il regno dei topi. Camminavano per le strade, invase dalle erbacce che si mangiavano l'asfalto. Jacob pensò che l'unica cosa a cui ancora non si era abituato era il silenzio. Pensò che il silenzio di una città fantasma era diverso dal silenzio dei boschi. In cui lo portava di tanto in tanto sua madre, aveva la sensazione che una mano ghiacciata gli passasse il pollice sui nervi dietro al collo e che se si fosse voltato di scatto avrebbe visto un volto pallido, di stoffa, senza occhi e bocca, galleggiare in mezz'aria. E poi c'era il pericolo degli animali. Si aggiravano per le vie, entravano nei palazzi, frugavano tra le macerie. I cani randagi si muovevano in branchi, i cinghiali in fuga potevano travolgerti e ridurti ad uno straccio slabbrato e sanguinante. Si diceva ci fosse persino una tigre scappata dallo zoo. Camminò, fino a quando il cielo divenne di quel blu intenso che precede il sorgere del sole e si chiese cosa diavolo stesse facendo. Jacob era così, si poneva un sacco di domande. Stava andando a Tegel. Aveva deciso di andarci perché Sven, lo Sven di prima, anche solo di 2 mesi prima, lo avrebbe fatto. Ammise con se stesso che, sì, si sentiva in dovere di farlo, che sarebbe andato per chiunque, ma che il pensiero di farlo per Krista era dolcissimo e terribile al tempo stesso. Dolcissimo perché carico di promesse e ricompense, terribile perché poteva renderlo avventato e imprudente. Detto questo si concentrò sul dolcissimo, un sorriso imbarazzato gli illuminò il volto. Si scrollò di dosso i dubbi con un'alzata di spalle e continuò a camminare. Divenne sete e beve l'acqua piovana che si era portato nella borraccia. Una delle prime cose che aveva imparato era evitare di bere l'acqua trovata chissà dove, che poi magari gli faceva venire la dissenteria o lo costringeva a piegarsi in due per il mal di pancia. Si accorse anche di avere fame. Prese la carne secca, ne strappò un morso e la masticò a lungo. La carne lo fece pensare a Bern. D'inverno Bern sapeva come far seccare la carne, come conservarla. Il problema era d'estate, con il caldo. Quando Bern si fosse reso conto che era andato a Tegel senza dirglielo, si sarebbe infuriato. Come al solito aveva voluto proteggerlo. Tuttavia, in quel momento, averlo accanto con la sua ironia e la sua devozione gli avrebbe fatto piacere. Il solo pensare a lui gli scaldò il cuore. Jacob attraversò l'enorme distesa vuota dell'aeroporto di Tempelhof, che a differenza di quello di Tegel era dentro la città. Alcuni aerei della Pan Am e della British Airways giacevano abbandonati a ridosso del terminal come animali morenti. Le piste di rollaggio, i prati che la dividevano erano spazzati dal vento e lui si sentì minuscolo, l'ultimo ragazzo sulla terra. L'aeroporto era stato usato per il ponte aereo con il quale alla fine degli anni 40 Stati Uniti, Inghilterra e Francia avevano rifornito Berlino Ovest cibo, medicinali e carbone dopo che l'Unione Sovietica aveva bloccato gli accessi via terra. Glielo aveva raccontato suo padre. Quando era scoppiata l'epidemia, Jacob aveva atteso per mesi di vedere atterrare gli aerei a Tempelhof.
Faranno come nel 48, aveva sentito ripetere da sua madre giorno dopo giorno. Verranno a prenderci, ci salveranno. Invece non era arrivato nessuno.